Per ora abbiamo concluso le domande appunto che ci sono state inviate negli scorsi giorni e buon ascolto a tutti sul Lion's Mane. Ready? Okay, great. So, Lion's Mane, Hericium erinaceus, as it is called. Allora, Lion's Mane, anche chiamato Ericium erinaceus. And do you know why is it called Lion's Mane? Sapete perché si chiama Lion's Mane? Because it mimics or looks like the mane of the lion. Perché il frutto, questo fungo, assomiglia alla criniera del leone. But there are many other names that it is known as. Ma questo fungo ha tantissimi altri nomi con i quali viene conosciuto. Some call it the bearded tooth. Alcuni lo chiamano barba a forma di dente. Satyr's beard. Altri barba del satiro, che è un personaggio mitologico. Bearded hedgehog. Oppure la barba di riccio porcospino, Pom-pom. pompon bianco, Monkey head, testa di scimmia, mountain priest, monaci eremiti, barba dei monaci eremiti, deer's tail. o anche coda di cervo. And the reason being of the filamentous look that it has. E questo per la sua struttura, cioè la sua struttura filamentosa. So, DXN's Lion's Mane is a topic today, and I call it the Neurological Tissue Healer. Quindi l'argomento che tratteremo oggi è il Lion's Mane della DXN, e io lo chiamo anche il guaritore dei tessuti neurologici. Now, this is a type of mushroom that is very rare to find. Questo è un fungo molto difficile da trovare. It usually takes up the birch or the oak trees and grows on the top. Di solito si trova sulle cortecce delle querce. It looks amazing. È davvero bello, è fantastico. Yeah, so this is the normal size that you will find it in. E questa, diciamo, è la dimensione media, con la quale di solito viene trovato. Technically, there are three varieties of Hericium: the erinaceus, the americanum, and the coralloides. Ci sono tre specie di fungo Ericium. Una viene chiamata Erinaceus, un'altra viene chiamata Americanum e un'altra viene chiamata Coralloide. This is an edible mushroom, and you can cook a nice dish out of it. Con questo fungo commestibile si possono cucinare davvero tante prelibatezze. Because of its medicinal value and benefits, it also categorizes itself in medicinal mushrooms. E grazie alle sue caratteristiche può essere considerato anche un fungo medicinale. This mushroom has a very specific action on a particular system, the nervous system, and hence it is also known as a powerful superfood. E questo cibo ha un potere incredibile sul sistema neurologico, ecco perché viene considerato anche un supercibo. Because it can grow on living trees, it is a parasitic fungus. Poiché vive su piante ancora in vita, viene considerato un fungo parassita. But also it can grow on dead logs, and hence it is a saprophyte too. Ma è considerato anche un fungo saprofita, cioè che si nutre di materia organica morta o in decomposizione. Now, these are the three varieties I talked about, the Hericium erinaceus, which is what DXN uses. Allora, queste sono le varietà che vedremo dei vari tipi di Ericium che abbiamo a disposizione. L'Ericium della DXN è appunto l'Ericium erinaceus. This is the Americanum and the Coralloides. Abbiamo anche l'Ericium americanum e l'Ericium coralloide. On screen you see the world-renowned mycologist Paul Stamets, and he says, Lion's mane mushroom mycelium is nature's nutrients for your neurons. Quest'uomo che vediamo sullo schermo è uno dei micologi più famosi in tutto il mondo e si chiama Paul Stamets. E Paul Stamets dice che il fungo Lion's Mane, il micelio di questo fungo, è un nutriente della natura incredibile per i nostri neuroni. Now, when you
this may be the first smart mushroom. This mushroom contains a unique group of compounds called arinacines and arsenones. These regenerate myelin on the axons. And the reason why I say maybe the first smart mushroom is recent research shows that this mushroom helps people fight cognitive dysfunction related to dementia. There's very interesting studies about the regeneration of myelin and the reduction of amyloid plaques. Now, amyloid plaques interfere with neurotransmission. They're symptomatic of Alzheimer's patients. We do not know whether these will be helpful in fighting or limiting Alzheimer's and other forms of neurological dementia, but the evidence so far is very enticing, and I think we all need to maintain our wits, especially as we get older, and I think we can all benefit from being a little bit more intelligent than we are, especially with the years of experience that we gather over a lifetime to pass it down to the next generation. So I'm hoping that this mushroom will make me and my friends smarter. Hello, Rosa? Here I am. Okay, yeah. So I just wanted to share the video of Paul sharing his views about Lion's Mane. Volevo appunto farvi vedere una piccola parte di video di questo micologo, Paul Stamets. Now, with this mushroom has a very different look, not the normal typical mushroom with a mycelium and a cap. This is a little different in look. Questo fungo ha un aspetto molto diverso rispetto a tutti gli altri funghi, anche come composizione, perché non è formato dal cappello e dal micelio come siamo abituati a vedere nei funghi. It grows in globular masses and have long flowing spines. Ah, è composta da una massa globosa e ha dei lunghi filamenti. The average size is around, of one globular mass is around 4 to 5 centimeters. E un fungo di media grandezza va dai 4 ai 5 centimetri. As discussed, it's an edible mushroom, so you could find it in a supermarket, and if it's organic, you can definitely buy and cook a nice dish out of it. E poiché è un fungo commestibile, lo possiamo trovare comunemente anche nei supermercati e preparare, che ne so, una buona zuppa. Now I'm going to share some pictures of the cuisines where it has been used. Questi che vi sto mostrando sono degli esempi con i quali si può preparare il nostro fungo. Lion's mane mushroom dates back in history several hundreds of years in China, Japan and Korea, where it was cultivated for medicinal use and prescribed for stomach problems and cancer of digestive organs. Il lion's mane risale, la conoscenza del lion's mane risale a tantissimi anni fa, diversi secoli fa, ed era conosciuto in Cina, in Giappone, in Corea, e veniva coltivato per un uso medico e prescritto per problemi allo stomaco e per tumori collegati agli organi dell'apparato digerente. Now when I showed you pictures of the cuisine, it's usually taken as a vegetarian sauce to replace meat, and it tastes like something like shrimp or lobsters, little sweet in taste. Questo fungo viene utilizzato molto nel mondo dei vegetariani per la sua consistenza che è molto carnosa e al tempo stesso tenera e ha un sapore a metà fra i gamberi e le aragoste. Now, the main components of lion's mane are polysaccharides, arsenones and arsenines, and adenosine, oleic acid, essential amino acids, minerals and trace elements, phosphorus, iron, potassium, calcium, vitamins B1 and B2. Le principali componenti di questo fungo sono i polisaccaridi, gli ericenoni e le erinacine, l'adenosina, l'acido oleico, gli aminoacidi essenziali, minerali, elementi in tracce, il fosforo, il ferro, potassio, calcio, vitamina B1 e vitamina B2. There you see the two ingredients, arsenones and arsenicines, are the active ingredients of Hericium arenaceus, from where it gets its name.
Gli ericinoni e le erinacine sono gli ingredienti attivi di questo fungo. Ecco perché il nome di Ericium erinaceus, e questo è il motivo per cui questo fungo si chiama così. As we discussed, it was a powerful superfood adaptogen, and it actually helps the brain, nose, and the immune system. È un super cibo adattogeno che aiuta il buon funzionamento del cervello, dei nervi e del sistema immunitario. It is rumored that lion's mane was used as tea for centuries by Buddhist monks to enhance brain power and heighten their ability to concentrate during meditation. Si dice che il lion's mane veniva usato come tè per diversi secoli dai monaci buddisti per aumentare il potere del cervello e per migliorare e accrescere la loro capacità di concentrazione durante le meditazioni. It is also known in Japan as Yamabushi Take. In Giappone viene conosciuto anche con il nome di Yamabushi Take. Lion's mane mushroom contains the active ingredient erinacine, which may, as said, can help to promote brain and nerve cell health. Come abbiamo detto, il fungo Lion's Mane contiene le erinacine che contribuiscono alla salute del cervello e delle cellule nervose. The most exciting discovery about this mushroom is its ability to possibly heal nerve tissues. La capacità più sorprendente di questo fungo è stata la scoperta relativa alle sue caratteristiche, ossia la incredibile capacità di curare il sistema nervoso. The active ingredients, hericinones and erinacines, these two compounds are suspected to stimulate nerve growth factor, NGF. Gli ericinoni e le erinacine che contiene come ingrediente attivo si è scoperto che fanno parte di NGF, che sarebbero il fattore di crescita nervoso e quindi stimolano la crescita del sistema nervoso. Now, NGF is a protein necessary for the nerve cells that send information to the brain to function properly. L'NGF, quindi questo fattore di crescita nervoso, è una proteina necessaria per le cellule nervose che mandano le informazioni al cervello per funzionare in maniera corretta. Lack of NGF is considered a cause of certain neurological problems, such as Alzheimer's and dementia. La mancanza di NGF è considerata come una causa di alcuni problemi neurologici come il morbo di Alzheimer e la demenza. Unfortunately, this protein cannot pass through the blood-brain barrier, so treating dementia by injecting NGF into the body does not seem to work. Purtroppo però queste proteine non riescono a passare attraverso la barriera cerebrovascolare. E quindi trattare la demenza attraverso l'iniezione di NGF sembrerebbe che non funzioni. But due to their low molecular weight, the nerve regenerating compounds in lion's mane, they pass through the blood-brain barrier. Però, grazie al basso peso molecolare, questi fattori di rigenerazione dei tessuti nervosi che sono contenuti nel fungo riescono ad oltrepassare la barriera cerebrovascolare. This allows them to stimulate and repair nerve cells in the brain itself, increasing cognitive function. E quindi riescono a stimolare e a riparare le cellule nervose all'interno del cervello, aumentando la funzione cognitiva. Now, when you heal the neurons and the myelin, the sheath that surrounds the nerves, you will be able to treat conditions like dementia, Alzheimer's, muscular dystrophy, senility, Parkinson's disease, and other neurological conditions. Quindi risanando sia i neuroni che la mielina, che sarebbe la guaina che riveste i nervi, si riescono a curare e a trattare dei problemi come la demenza, il morbo di Alzheimer, la distrofia muscolare, la senilità, il morbo di Parkinson e altre condizioni neurologiche.
So definitely must supplement for people with dementia, Alzheimer's, muscular dystrophy. Quindi questo fungo può essere utilizzato per le persone che soffrono di demenza senile, che hanno il morbo di Alzheimer, che soffrono di distrofia muscolare, del morbo di Parkinson e anche epilessia. Also very good to improve your cognitive function and improve your brain function. E quindi riesce anche a migliorare le funzioni cognitive del cervello e proprio le funzioni del cervello stesso. Lion's mane is rich in some physiologically important components, especially beta-glucan polysaccharides, which are responsible for its therapeutic potentials. Il lion's mane è ricco di alcuni componenti fisiologici molto importanti, in particolare dei polisaccaridi beta-glucani, che sono responsabili del potenziale terapeutico, come per esempio... In the following conditions, and you can read them out for them, please. Ok, come per esempio hanno una funzione anticancro, come sono utili come immunomodulante, hanno un'azione ipolipidemica, sono antiossidanti, hanno un'azione neuroprotettiva, antimicrobica, antipertensiva, antidiabetica e aiutano anche a guarire le ferite. So for more detailed information on this study, you can log in to www.ncbi.nlm. The link that I've provided, and you can get a complete study. Per avere uno studio completo di queste appunto ricerche che sono state fatte, qui sotto trovate in sovraimpressione trovate il sito al quale potete collegarvi, quindi PubMed, dove ci sono tantissime informazioni e ricerche che sono state fatte appunto sull'uso del Lion's Mane in questi problemi, con questi problemi. And for people who believe that it should not be a daily supplement and only for neurological problems, you need to look at the picture that is on screen. Guardate su questo sullo schermo a cosa sono collegati i problemi neurologici, come sono collegati, come è collegata tutta la situazione neurologica all'interno del nostro corpo. We have a very huge and large nervous system that expands all through this body, from the skin to the deepest tissues in the body. Il nostro sistema neurologico è molto 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 vasto e in realtà copre tutte le parti del corpo, dalla testa ai piedi. È davvero incredibilmente vasto. Our daily life stress and strain causes damage to these neurological tissues, and hence we need to supplement them with one of the most potent supplements available in the market, that is lion's mane. Sicuramente una condizione di vita stressante può danneggiare il nostro sistema neurologico e quindi anche il sistema neurologico ha bisogno di qualcosa che lo possa nutrire, che lo possa alimentare, e sicuramente nel prodotto Lion's Mane noi riusciamo a trovare la risposta giusta per aiutare a vivere meglio anche il sistema neurologico. So along with a full body massage, because oil definitely helps the nervous system, a supplement like lion's mane will just boost the healing process. Quindi per un processo di guarigione del nostro corpo sicuramente possiamo abbinare sia un massaggio con il nostro Gano Massage Oil, ma sicuramente anche l'assunzione del lion's mane. A good dose for a normal individual is anywhere between 6 tablets daily within 24 hours. Il dosaggio che suggerisco per persone che hanno una condizione di salute abbastanza sana è di 1800 mg al giorno, che corrisponde a 6 tavolette da dividere nell'arco delle 24 ore. But depending on your neurological condition, you can definitely increase this dose. Ma ovviamente sono delle dosi che possono variare, quindi in condizioni neurologiche particolari sicuramente il dosaggio può essere aumentato. Please understand, it is a food and we can cook it, so never get confused with the dose. The more you eat, the better it is. Ovviamente dobbiamo sempre ricordarci che stiamo parlando di un cibo, che quindi più ne assumiamo meglio stiamo. Ovviamente essendo un cibo può essere anche cucinato, lo possiamo assumere anche sotto forma di fungo da cucinare.
So that's all about DXN's Lion's Mane, one of the most amazing alkaline food for your nervous system. Quindi questo Lion's Mane della DXN è sicuramente un cibo alcalino perfetto per il nostro sistema nervoso. So that's my email address on screen, drrajeshsavira@gmail.com. People who want to directly contact me can, or let your questions come through Ella Rosa and I will answer them for the next session. E qui in sovraimpressione trovate la mia email del dottor Savera, al quale potete rivolgere direttamente le domande, oppure potete mandarle a me in italiano e le rivolgo io a lui e all'inizio della prossima sessione, che vi ricordo si terrà il prossimo 25 gennaio, prima di iniziare il focus sul prodotto Morinda Citrifoglia, risponderemo alle domande che ci invierete in queste settimane. Great, so thank you Ella for your time and translation, and I hope to see you in the next session that is on the 25th, right? Ok, quindi il prossimo appuntamento il dottor Savera ci ricorda ancora che sarà il prossimo 25 gennaio alle 19 in cui parleremo della Morinda Citrifoglia. Thanks a lot dottor Savera for your time, for your explanation and for everything, and see you next January 25th. Yes, yeah, see you and thank you everyone for attending this webinar. See you soon. Bye bye. See you e arrivederci a tutti e grazie a tutti. Buona serata.